di un decimo, 9.325 per la romena, 9.212 per l'olandese. Bellissima l'entrata anche di questa ginnasta americana. Questa è Alicia Sagramone, ha già vinto il volteggio che non abbiamo potuto vedere, ma... Ecco, la differenza che notavi te prima rispetto alle esecuzioni, c'ha gli occhi spiritati la ginnasta. Estremamente carica. Esatto. Qui di nuovo un triplo avvitamento, vediamo come la solidità dell'atteggiamento indiscutibilmente denota, diciamo, una maggiore presenza nell'esercizio dell'atleta. L'esercizio è come un guanto, deve vestire l'atleta e deve saltarne eventualmente le capacità. Quando si è di fronte a un atleta cui è stato fatto su misura l'esercizio, si è di fronte a un atleta che raggiunge i vertici. Qui di nuovo un doppio e mezzo con avvitamento avanti, sì, insomma, le difficoltà tecniche sono indiscutibili e tra l'altro anche l'esecuzione è particolarmente attenta. La ginnasta sta qui componendo la fase artistica con un salto avvitato con Jambé, quindi la fase finale del suo esercizio con l'ennesima diagonale, grandi polmoni, doppio carpio e una leggera sbavatura, per cui sì, ma soltanto nell'ultima diagonale, per il resto un grande esercizio quello dell'americano.